Parte da quartiere Firenze il progetto di accoglienza e integrazione dei profughi, impegnati 34 immigrati. Il presidente Zaia interviene nella polemica scatenata dalla conferenza dei vescovi sull'accoglienza dei profughi. Continua la protesta degli espropriati della pedemontana, nel mirino degli imprenditori agricoli anche le opere complementari. In Friuli la Serracchiani riapre un presidio al posto del tribunale di Tolmezzo, Bassano spera nel tribunale della pedemontana. Il sindaco Poletto risponde ai residenti di via Gobbi: abbiamo avvisato le vie interessate dalla disinfestazione. Sindaci in riunione cittadella per il presidio dei vigili del fuoco, pressioni su Roma per salvare la caserma. Buonasera a tutti voi telespettatori, ben ritrovati al consueto appuntamento con informazioni di Bassano TG. Come avete sentito anche oggi torniamo ad occuparci del caso profughi. A Bassano sono 34 quelli che da mesi trovano ospitalità nelle strutture di Casa Colori e già pronti a dare una mano ai quartieri, il nostro primo servizio. Domani o al massimo giovedì. È questione di ore per l'inizio del progetto di accoglienza e integrazione pensato dal Comune per impegnare i 34 migranti, oggi a Bassano, ospiti dell'associazione Casa a Colori. Sono ragazzi di età compresa tra i 18 e i 25 anni che opereranno come volontari nei quartieri cittadini. Sono tutti ragazzi che hanno fatto richiesta di asilo politico e sono ragazzi che sono presenti nel territorio nostro da un anno, sei mesi, sono arrivati in due gruppi, ragazzi che hanno voglia di lavorare, ragazzi che prima di tutto sono delle persone, sono degli esseri umani, credo, quindi che devono essere trattati come tali, e seconda cosa, hanno capito il discorso della cittadinanza e vogliono diventare anche loro parte attiva di un progetto che in questo caso è il progetto dei quartieri. Il primo quartiere ad integrare tra i propri volontari anche i richiedenti asilo sarà quartiere Firenze, sempre alle prese con la pulizia delle proprie vie, letteralmente invase dagli aghi di pino. La prima attività che svolgeranno questi volontari richiedenti asilo sarà di pulizia delle strade, di raccolta di questi aghi e poi di conferimento. Pronti ad accoglierli a braccia aperte? Speriamo che sia anche i cittadini che possano accoglierli. Per noi è un'esperienza, stiamo a vedere, speriamo una cosa positiva. Anche altri quartieri sono avviati con questo percorso di volontariato e integrazione con i richiedenti asilo, in modo particolare Campese, Rondò Brenta e poi partirà anche Cabaroncello, e a seguire sono convinto che nella misura in cui questa esperienza semplice, molto semplice, sarà positiva, anche altri quartieri li coinvolgeranno in piccoli lavoretti o nei parchi giochi o nelle altre strutture che molto spesso sono già in gestione del quartiere attraverso convenzioni con il comune. Ospite con noi questa sera il dottor Matteo Tommasi, medico del SUAM di Crespano. Buonasera dottore. Buonasera a voi. Allora, abbiamo visto il nostro primo servizio sui profughi che inizieranno domani a fare questi lavori socialmente utili. Lei cosa ne pensa? Beh, se un profugo voglia di lavorare e vuole integrarsi nella nostra comunità, penso sia una buona idea e un motivo anche per accettare questa gente che viene da lontano. Se non porta disagio ma porta lavoro e servizi alla popolazione, ben venga, insomma. E dunque tra poco, come avete sentito, i profughi bassanesi saranno impiegati nei lavori socialmente utili. Sentiamo allora cosa ne pensa il nostro presidente del Veneto, Luca Zaia. E come le domande che ci fanno, ho detto: avete visto i profughi o gli immigrati, io direi, a Firenze che hanno dato una mano? Ho detto: anche in Riviera del Brenta è accaduto, cioè no, non ne farei un caso storico per tutti questi aspetti. Il vero tema è che 2 su 3 non sono profughi. È il commento del presidente Zaia sull'annuncio dell'impiego dei profughi presenti a Bassano in lavori di volontariato socialmente utili, in visita alle zone colpite dal tornado sulla Riviera del Brenta. Assieme al capo della Protezione Civile Nazionale Fabrizio Curcio, il governatore del Veneto risponde anche sull'allarme profughi, una polemica ancora più rovente dopo l'uscita di Monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, che, pur non riferendosi ad alcun politico in particolare, ha parlato di piazzisti da 4 soldi che, pur di prendere voti, dicono cose straordinariamente insulse, un'affermazione che non è affatto piaciuta. I piazzisti da 4 soldi sono quelli che sono stati eletti dal 50% dei veneti, che corrispondono sostanzialmente a tutti i fedeli, per cui offendere noi è come offendere i veneti. Secondo Zaia, un certo modo di esprimersi non è corretto. Il Papa deve predicare il Vangelo, il Papa per definizione ha sempre ragione, rappresenta Dio in terra, però altrettanto vero un Papa che ha saputo stupirci, un Papa che tutti noi amiamo, dovrebbe secondo me provare anche magari a chiamare i preti senza mediazioni e provare a parlare con i preti che dicono esattamente le stesse cose nostre.
Allora, dottore, parliamo un po' della sua attività. Lei ha appena terminato un corso di perfezionamento di medicina della montagna, se non sbaglio, all'Università di Padova. Ma cosa vuol dire? Cioè, in cosa consiste? È un corso che l'Università degli Studi di Padova, la Facoltà di Medicina, ha istituito già da parecchio tempo per formare dei medici e degli infermieri. Infatti ci sono stati anche due infermieri del mio gruppo, per formare questi medici e infermieri sulle problematiche dell'alta quota, della montagna in generale, sulla prevenzione e sulla patologia legata alla montagna, che riguarda non solo il soccorso ma anche tutta la parte della gestione degli anziani, dei bambini, del paziente psichiatrico, un'ampia veduta del malato diabetico, per esempio. Quindi copre tutta la branca medica in relazione alla montagna, all'alta quota in generale, insomma. Ok, poi vedremo alcuni dettagli di questo corso. Intanto andiamo a Pianezio, dove continuano le polemiche per gli espropri dei terreni su cui passerà la superstrada pedemontana. Non bastano gli espropri per il passaggio della superstrada pedemontana, ora ci sono anche quelli legati ad opere collaterali. A Pianezze, dove già gli imprenditori agricoli sono in fermento, si apre un nuovo fronte con l'esproprio di un terreno agricolo che non è sul tracciato della strada, ma si trova poco distante, a margine dell'area industriale. A subirlo Matilde Cortese, già nota per aver fermato con l'automobile le gru che stavano entrando in un'altra sua proprietà, dove invece passerà la pedemontana. L'imprenditrice agricola ha depositato una diffida contro la delibera adottata dalla giunta per la costruzione di un tratto di strada superfluo, sostiene, perché ci sarebbero almeno altre due alternative. I danni invece così per la sua azienda sarebbero fatali. Sarò costretta a chiudere, nel senso che con la stradina là praticamente sarò obbligata a dover classificare la zona come urbanizzata e non più da urbanizzare, quindi con ulteriore aggravio, eccetera. Confronto già i danni che ho dalla nuova superstrada pedemontana. Chiuso per pedemontana? Sì, potrebbe essere così. L'atteggiamento nei confronti della decisione del comune è molto critico, perché si sostiene fino a ieri l'amministrazione aveva appoggiato gli agricoltori o perlomeno aveva tentato di mediare tra le varie posizioni. Intanto rimane caldo tutto il fronte di chi è interessato dal passaggio della superstrada, che in questi giorni si è visto recapitare una lettera. C'è scritto che devono presentare i documenti di proprietà, in particolare la visura storica ventennale, che è un documento molto costoso, in sé costa poco, ma se io lo devo produrre per 20 mappali espropriati per tutti i cointestatari si può arrivare anche al migliaio oltre di euro. La tensione rimane alta, anche oggi accanto a Matilde Cortese ci sono coloro che non vogliono rinunciare ai propri terreni, come Ivo Covolo, 82 anni, quel terreno oggi coltivato a ciliegi lo comprò suo padre nel 1932, di ritorno dall'America, dove aveva lavorato come operaio per la Ford. Risparmi salvati miracolosamente tre giorni prima del crollo di Wall Street del 1929. Quando arrivano col terreno, mi metto davanti col trattore, io e la moglie a braccio coro, e gli dico: dovete passare sopra la mia pelle se volete passare su questo terreno. Allora, tema caldo, la superstrada pedemontana, ancora polemiche, la situazione sembra non risolversi. Sì, diciamo che non è propriamente un ambito di mia competenza, mi dispiace un po' per le persone a cui viene espropriato il terreno. Ovviamente in Italia non possiamo, in Italia come in tutto il mondo, non possiamo mettere d'accordo tutti, quindi se qualcuno ha scelto di fare quest'opera vuol dire che avrà fatto degli studi, delle verifiche, delle valutazioni, per cui... cioè, personalmente mi dispiace per i proprietari terrieri, ma se va fatta l'opera facciamo, ormai che è iniziata. E un altro tema caldo è il Tribunale di Bassano, perché mentre Veneto lancia la sfida per la creazione del Tribunale della Pedemontana, anche il Friuli Venezia Giulia mette in atto una sua personale modifica alla riforma della geografia giudiziaria. Sentite. Come a Bassano, anche a Tolmezzo nei mesi scorsi ha colpito la scure della riforma giudiziaria. In Friuli Venezia Giulia però si è pensato di correre ai ripari. Un protocollo d'intesa tra la Presidente Serracchiani e il Ministro della Giustizia Orlando prevede infatti la creazione di un nuovo sportello di prossimità.
quello che è stato fatto in Friuli Venezia Giulia mi sembra un pochino così un mettere la pezza a un errore. Evidentemente è stato grosso a Tolmezzo ed è stato enorme a Bassano, tant'è che la Presidente Serracchiani con il Ministro Orlando hanno firmato un protocollo per aprire praticamente uno sportello di prossimità per cercare di alleviare l'impatto devastante della riforma giudiziaria che ha accorpato i tribunali, stessa cosa che è successa a Bassano. Io però più che lo sportello voglio vedere il Tribunale della Pedemontana. Certo è però che la concessione di questo sportello potrebbe significare domani anche un possibile avallo governativo al tanto sognato Tribunale della Pedemontana di Bassano. Io non ho molta fiducia di questo governo perché abbiamo visto insomma che lo stesso partito PD prima fa la riforma giudiziaria, non ascolta le istanze dei territori motivate con faldoni, migliaia di documenti, poi in extremis forse solo perché è la Serracchiani? Penso che se fosse stato il governatore Zaia la risposta non sarebbe stata la stessa. Tagli al tribunale, ma tagli anche al vostro servizio, come è accaduto per il servizio in grappa. Sì, diciamo che quest'anno non siamo riusciti come gli anni scorsi a coprire completamente tutti i turni festivi dei mesi estivi come gli anni scorsi, proprio per i tagli dei comuni, tagli in generale. Riusciamo a coprire solo qualche turno, uno, due, massimo tre turni quest'anno, non di più. Che non così. È sì, non è sufficiente, però insomma facciamo quello che si può fare. Sicuramente siamo stati presenti il 2 di agosto, saremo presenti a Ferragosto in grappa. Che sono le giornate, sì, le giornate più calde e poi le altre in qualche modo lo faremo da basso, da sotto. E cambiamo argomento, è ancora nessuna notizia di Luciano Bizzotto, il 55enne di Rosà, scomparso lo scorso giovedì nell'Agordino. Quasi nulle le possibilità di trovare l'uomo ancora vivo, le ricerche organizzate sono state sospese già dalla giornata di ieri, ma continuano le uscite dei volontari. Il pensiero infatti va ai volontari di Bizzotto, quei volontari sperano di poter restituire almeno il corpo del loro congiunto. Dottore, lei si è fatto un'idea di cosa è successo? Ma guardi, l'idea è che c'è stata una serie di eventi sfavorevoli. In primis il luogo, che non è molto agibile, da quello che ho capito è un luogo molto impervio con piccole vallette molto ripide. In più c'è il solito problema annoso di telefoni che non funzionano, che è il problema che abbiamo anche sul grappa. Cosa è successo? Può essere successo di tutto, può essere successo la scivolata classica, può essere, finché non abbiamo almeno il corpo su cui studiare i motivi di cosa è successo, non possiamo spingerci oltre sul dire è successo sicuramente così, cosa dobbiamo capire un attimo, cioè se riusciamo a trovare almeno il corpo e capire cosa è successo. Ma è già successo altre volte che non si riesca a trovare? Certamente abbiamo molti casi di persone che non sono ancora state trovate anche dopo anni, oppure che vengono trovate occasionalmente da cacciatori o da escursionisti dopo chissà quanto tempo. Quindi dipende sempre dal tipo di zona, se è una zona abbastanza trafficata oppure no. Le variabili sono infinite in questo ambito, quindi non è possibile dire con esattezza è successo questo, è successo quello. E dopo quanto tempo ufficialmente si possono dire chiuse le ricerche? Le ricerche tecnicamente quando troviamo il corpo. Quindi, se non si trova, se non si trova il corpo si va avanti. Ma solitamente dopo 24 ore il medico comincia a essere un po' diciamo inutile o quasi. Dopo una settimana, 15 giorni, si cerca il corpo. Poi lì va un po' alla bontà dei volontari, le squadre del soccorso alpino, al tempo libero dei volontari. Di continuare a cercare. Di continuare, oppure se hanno... Sì. Andiamo così, insomma. Ed ora cambiamo argomento, ricorderete la protesta di residenti di Via Gobbi che lamentavano di non essere stati avvisati dal comune della disinfestazione contro la zanzara dengue. Sul caso risponde direttamente il sindaco Poletto.
Ma tranquillizziamo che via Gobbi non è stata oggetto di disinfestazione. Le due vie che sono state oggetto del passaggio dei mezzi sono via Monsignor Negrin e via Mulacker, e in queste vie è stato consegnato proprio a mano, famiglia per famiglia, la copia dell'ordinanza che, oltre a motivare quella disinfestazione, che poi è la normale disinfestazione che si fa per la zanzara tigre, né più né meno, nell'ordinanza c'erano anche le indicazioni, le istruzioni di come comportarsi, di mettere dentro le lettiere per gli animali domestici, di fare attenzione a capi esposti, eccetera. Quindi c'è l'elenco di cosa fare prima che passassero i mezzi. Oltre a questo, durante il passaggio dei mezzi che hanno fatto la disinfestazione, è stata sempre presente in quelle due vie, Mulacker e Monsignor Negrin, una pattuglia della polizia locale pronta a dare eventualmente ulteriori spiegazioni. No, teniamo conto poi anche, oltretutto, che nei media locali, TV, giornali, è stata data ampiamente diffusione della notizia, però l'importante era che arrivasse anche casa per casa, cosa che è arrivata ovviamente nelle vie oggetto e non in quelle che invece in cui non sono state oggetto di disinfestazione. Allora, dottore, lei fa parte di una famiglia dove siete tutti quanti medici del SUEM, o comunque lavorate medici tutti nello stesso... Sì. Esatto, ma ci sono dei casi particolari che vi sono successi? Beh, negli anni sicuramente ci sono stati casi un po' particolari, i soccorsi anche esilaranti, diciamo, o chiamate che comunque arrivano, che sembrano magari codici rossi importanti, poi si risolvono in una risata o un caso del genere. Mi ricordiamo poco tempo fa il caso della moto, l'incidente della moto capra. Esatto, sì. Oppure ci sono casi di anziani che magari stanno male, tentano di curare da soli, poi fanno peggio. Fanno peggio, sì. Esatto. Allora, vi ricordo invece a voi telespettatori il nostro TG Linea Aperta di questa settimana, che parla di degrado ed incuria. Mandate come sempre le vostre denunce ai numeri che state vedendo in sovraimpressione. E dopo l'arrivo di 3 milioni di euro per il restauro del Ponte Vecchio, un'altra buona notizia è arrivata oggi per Bassano direttamente dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, che ha inserito Opera Estate Festival tra le prime tre rassegne multidisciplinari ospitate in Italia dopo Spoleto e Roma. Per questa ragione il Ministero ha stanziato quasi 500.000 di euro destinato proprio al Festival Bassanese. E nella pagina dell'Alta Padovana ci occupiamo ancora dei problemi dei vigili del fuoco di Cittadella, che è stata al centro di una riunione tra i sindaci del comprensorio. La buona notizia è che il distaccamento dei vigili del fuoco di Cittadella non chiuderà la cattiva, e che però rimangono seri problemi di organico, talmente seri da rischiare di mettere in discussione il servizio. A Cittadella i rappresentanti delle amministrazioni comunali dell'Alta Padovana si sono riuniti per analizzare la situazione. Abbiamo appreso anche da vari incontri fatti con l'Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco, prima in primo momento a Carmignano, dopo anche nei successivi incontri, anche l'ultimo di Cittadella, con la partecipato il mio assessore all'ambiente. Sostanzialmente il problema di organico si fa sentire fortissimo, e questa è la priorità immediata da tenere conto, insomma. Come intendete agire adesso? Approveranno tutti i comuni quella mozione di sostegno partita dal comune di Cittadella, e sostanzialmente credo, insomma, che poi ci muoveremo unitamente presso il Ministero dell'Interno per capire, insomma, quali possono essere le soluzioni per aumentare l'organico. Chiaramente l'organico è per ora l'unica vera problematica del distaccamento di Cittadella. Allora, dottore, ultima domanda, perché il nostro telegiornale sta terminando: quali consigli può dare agli escursionisti che sono in montagna proprio in questo periodo? I consigli sono quelli che da sempre il soccorso alpino, le guide alpine, chi frequenta la montagna dà, sono quelli appunto di prestare massima attenzione, di rispettare l'ambiente montano, di non andare mai da soli, di avere sempre con sé un telefono, un qualcosa per chiedere soccorso, di essere preparati sia fisicamente sia mentalmente, di avere l'attrezzatura adeguata se si va a far ferrate o alpinismo. Sono i soliti consigli: avere sempre in mente il meteo, il luogo in cui si va, quindi i soliti consigli anche della nonna, diciamo, però, che servono sempre per portarci a casa dopo la sera. Bene, grazie dottore per essere stato qui con noi nel nostro telegiornale.
Ricordo a voi telespettatori, questa sera Focus ancora si parlerà di immigrazione e di altri temi caldi. In studio con il nostro direttore Luigi Baccialli ci saranno a partire dalle 21.05 Renato Boraso, Gennaro Marotta, Giampiero Possamai, Giambattista, Mestre Nera, Damiano Gottardello e Luciano Sturaro. E come sempre saranno letti e commentati anche i vostri sms che manderete durante la diretta. Grazie per essere stati in nostra compagnia e vi auguro una buona continuazione di serata. Arrivederci. We'll be right back.